Una mobilitazione in strada, sindaci, Coldiretti, agricoltori, cittadini, associazioni incontrata a Re Martello di Loreto a Protino contro la realizzazione della cabina primaria di alta tensione e all'installazione di impianti di fonti energetiche rinnovabili nel cuore della zona agricola Vestina, dove si producono prodotti di eccellenza come il tondino del Tavo. Si aspetta la conferenza dei servizi in regione e l'appello di tutti al presidente Marsiglio. Non siamo di certo contrari all'energia pulita, dice il sindaco, ma ci sono altre alternative nei pressi per ovviare al problema. Enel Distribuzione vuole costruire una cabina di trasformazione per alta tensione, una cabina che va in contrasto assolutamente con il nostro piano regolatore, l'abbiamo già segnalata alla conferenza di servizi indetta dalla Regione Abruzzo. È già stato dato il parere di diniego da parte della provincia di Pescara perché in contrasto addirittura con il piano territoriale provinciale, e per questo proprio ieri abbiamo protocollato la comunicazione della regione che ha rinviato la conferenza di servizi che era programmata per domani 19 aprile. Di questo voglio ringraziare il presidente della commissione. Ora noi sono due le cose che chiediamo: una, la delocalizzazione, perché Enel deve andare a costruire, a realizzare questa cabina all'interno dell'area industriale che è qui a 800 metri. Due, la Regione Abruzzo deve assolutamente dedicarsi a questa problematica e deve individuare al più presto, entro 2-3 mesi, le aree inidonei a poter realizzare i campi fotovoltaici. Anche il WWF Chieti Pescara si è espresso contro l'ubicazione della cabina, ricordando che se è vero che la strada per contrastare la crisi climatica e della biodiversità passi dal rapido abbandono delle fonti fossili e dal potenziamento delle energie rinnovabili, è altrettanto vero che gli impianti fotovoltaici o eolici non si possano fare ovunque. Con il sindaco di Loreto a Protino Renato Mariotti e gli altri primi cittadini della zona si schiera anche Coldiretti. Antonella Di Tonno, responsabile regionale Coldiretti Abruzzo, donne. Allora, E-Distribuzione ha presentato in conferenza dei servizi la richiesta per un'autorizzazione unica per realizzare qui una centrale di trasformazione di energia ad alta tensione da 220.000 volts. Questa centrale sarà destinata all'allaccio di impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile. Il terreno selezionato è un terreno di superficie di estensione doppia rispetto alla capacità di questa centrale e quindi si prevedono ampliamenti. Il problema qual è? Noi di Coldiretti non siamo assolutamente contrari alle energie rinnovabili, tant'è che con la grande sensibilità del Ministro dell'Agricoltura siamo comunque riusciti ad ottenere 2 miliardi di euro per l'agrisolare. Se da un lato si cercano di sostenere gli agricoltori che oggi subiscono la crisi climatica, l'aumento dei costi di produzione, problemi irrigui con l'acqua che non c'è perché non piove, allora non possiamo dall'altro lato favorire le speculazioni selvagge che vanno a deturpare delle aree vocate. Qui siamo in un'area che è protetta dal piano paesistico regionale. Siamo in un'area dove insiste il consorzio del fagiolo tondino del Tavo, che è un presidio slow food, dove ci sono colture di qualità, dove insiste un contratto di fiume tra 13 comuni, Fiume e Tavo Saline, per il quale la Regione Abruzzo ha stanziato oltre 4 milioni di euro per il suo recupero.